premessa a questo video: sto tornando per andare a prendere quelli dell'affitodepurazione innanzitutto, che fanno un sopralluogo oggi, per poi andare in casa nostra, dove ci sarà quello del movimento terra, l'architetto, l'impresa edile, i due elettricisti che sta seguendo tutti i lavori degli impianti, e quindi c'è il D-Day. In pratica può aver senso mostrarvi che cavolo significa stare dietro a tutto questo. Prima però, siccome è una giornata tosta anche per me, perché io dovrei lavorare questa mattina e invece devo correre, allora vado a far colazione al bar come i signori. Ecco qua, sono sotto la stazione di Rastignano e con il solito parcheggio buzzurro che contraddistingue noi italiani aspetto l'arrivo di questo treno dalla Toscana, non so da dove esattamente, Prato, Firenze. Ciao, come stai? Oggi vedi anche Giovanna? Sì. Ciao, bentornati. Per il ritorno io non so a che ora riesco a portarvi, perché alle 11 ho un appuntamento con un cliente e quindi aspetterete dopo forse, sì. È vero? E queste sono le immagini militari. Già. Perché? Fate ciao! Questo qua. Ma qui è tutta terra di riporto. Sì, certo. Sì, perché qui se c'era, si vogliono casa, tenere su. Ogni 3 metri, 2, insomma, va fatto un palo di profondità 2 metri, 2 metri e mezzo, e riportato con il getto. Allora si ha la certezza che non si abbassano più. Ma se noi andiamo a caricare il terreno qui, anche se mi faccio il getto e vado a coprire il tubo, il peso stesso me lo porta giù. Certo, sì, ma poi... qui è una fognatura che si rifà tutta. Tutta? Tutta. Cioè, qui sopra ho fatto tutta la canalizzazione del, come si chiama, qui sopra del villaggio della sorgente, e questa terra qui è maledetta. Sì, perché d'estate questa diventa dura come il cemento, d'inverno le crepe che rompe le fondamenta delle case, questa terra qua. Quindi dovremmo iniziare alla fine di questo mese qua. Sì. Se la su ci aiuta, non ci rompe tanto le balle, io alla fine di marzo ho finito il lavoro. Se noi abbiamo un qualche giorno che ci troviamo anche dalla fine, hai capito? Come, no, io parlo proprio adesso, quello di venire a fare la pulizia, ecco, una settimana ce la troviamo. Ecco, se vogliamo quello... una settimana, cominciare a prepararla sotto, tu, guardare i livelli, tutto quanto, la storia. Quello, sì, no, io dico proprio come lavoro. Sì, 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 come lavoro. Se invece, perché dopo si mette qua, parte mia, qui c'è da starci un bel po'. Sì, aspetta, ma se da parte mia devo chiuderla su di dietro, così non ho problemi, chiuderti tutto, sistemare tutto, perché su si può fare anche adesso. Che... Aspetta, perché là c'è la cisterna, ce n'è un'altra. Non è arrivata? Deve arrivare. Che è quella che ti dicevo, se mi dai una mano a portarla, sì, su. Sì, sì, sì. Quindi quella dovrà avere della ghiaia intorno anche lei, e forse una base. Vabbè, allora che ci guardiamo. Perché se veniamo a pulire, allora cioè ti pulisci i piedi e cominci a capire cosa devi fare, perché così non si capisce una madonna, anche lì dentro. Vi ho portato, ho stabilizzato, però mi sembra che il tubo dell'Enel sia alto, che bisogna scavare, ritornare a metterlo giù, tirar via, perché lì 10 cm stabilizzato le metterai, perché poi alla fine arrivi con la macchina, arrivi con questo, se tu ce ne metti pochino, per forza, dopo viene sulla terra. Certo, anche qua infatti, questa parte qua, questa è una, deve rimanere una strada carrabile. Allora, dopo queste cose qui bisogna dirle, perché sai, quando tu fai i lavori bisogna considerarle, certo, queste cose lì. Certo. Ci va il tessuto, non il tessuto sotto, poi ci va lo stabilizzato sopra, e poi va tutto sistemato, perché altrimenti... Scusate, ecco, una cosa, Giovanna... Come il... Allora, no, ti volevo dire, Stefano, che praticamente le No, aspetta un attimo, volevo dire questa cosa qua. Qua ci sarà da portare a livello e va bene. Sì. Però questa parte qui deve essere carrabile. Sì. Va bene? E questo non era, è un previsto, elemento. Aspetta un attimo. Per i lavori, aspetta, questa è una cosa. Poi... Date in affitto, ecco. Non comprate, non costruite. Questo qui non tiene nulla, non serve a nulla.
No, lì c'è quella curva che sì, va sì, ma non serve a nulla. Questo qui è qui vicino. Cioè, ti ho detto, io sono il diavolo. Poi preferisco il discorso che ha fatto lui. Ci si mette un metro di stabilizzato, quello si mette di ghiaia. Quello si mette comunque per la superficie. Certo. E invece per quel drenaggio non va bene perché è stato alzato. E abbiamo detto, perché l'hanno fatto dopo, prima hanno fatto il drenaggio, poi hanno fatto i tubi. E abbiamo detto che adesso loro l'hanno lasciato così, ma dobbiamo fare la C così, perché così lasciamo il tubo drenante in quota. Perché il tubo, quello nero, va giù. Sì, via scavare di là e di qua e poi fare tutti i giri. Devi fare l'anello per poter fare la quota, perché con gli scarichi non potevano fare diversamente. Però il muratore lì deve chiudere. Ma che casino hai fatto qua? Te lo dico. Bisogna avere il pari da qua, andare tutto avanti e avere un'unica platea. Bravo. Però bisogna ripartire da là. Si parte da là, si viene in su. E poi si porta. Capito? Ah, avete un bel lavorino, dai! Sì, sì, no, no, ma non sto mica dicendo che non sia un brutto lavorino! Ma perché fa girare le balle e rifare i lavori degli altri? E rifare i lavori degli altri, quello che ti dice. Ci girano le balle. Vabbè, comunque. Anche perché se cominci a mettere il laser non trovi niente che va bene. No, ma bisogna metterlo. Chi lo dice? No, andiamo per forza. Io lo trovo. Siamo lui. Chi è che paga? Lo conosci Roberto, te? Io Roberto non ne ho conosciuti mai. Il filmino ci farà i milioni. Quella l'idea. Tu in casa web, quando vieni fuori casa web, che chi è l'appartamento? Parliamo di 20 anni fa, che era il primo. Questo signore qui si è fatta casa gratis, non ha pagato a nessuno, con la scusa della pubblicità di casa web. Io ci ho lasciato 35.000 euro. Ma cos'è casa web? Cosa vuol dire? Che lei, cioè, adesso, in pratica non è. Vedi se non ricordo. Non me lo ricordo bene. Si è fatta la casa che lei 24 ore su 24 veniva osservato da tipo il Grande Fratello. Fu una delle prime. Direi bene, ma non benissimo. Non so come ne usciremo. Io una certa stacco tutto, tiro i remi in barca, basta. E chi si è visto, si è visto. Disastro. Adesso devo sentire un cliente, nel frattempo arriva IMSS e contributi fissi da pagare entro il 16, andiamo qua, quella che sarà la mia pensione, aspetta, la mia pensione, 995 euro, e vai, di IMSS. Dai, però cogliamo l'occasione in qualche cantiere di farlo. Poi vi mando il filmino, vi rivedete. Dai. Vai, tieni in mezzo il filmino. Come l'hai conosciuta lei? Come? Ah, io l'ho conosciuta lei perché è 12 anni fa, anche 13. Io feci venire dalla Francia un ragazzo che è esperto di una tecnica di costruzione in paglia, che è una tecnica canadese che lui aveva diffuso in Francia. E in Francia le strutture possono essere autoportanti, vero? Non devono avere la cosa in legno, in Francia è tutto molto più semplice perché intanto non hanno il terremoto e quindi le strutture sono più leggere. E sull'autocostruzione è tutto molto semplice. Ecco. E quindi noi si voleva, siccome era una tecnica che facilita parecchio l'autocostruzione, cioè proprio un sistema, e si intercettò questo Gian Battista perché lui ha sposato una ragazza pisana e quindi le feste Natale, Pasqua, così viene due volte l'anno in Italia. E allora organizzai una costruzione a Fiesole e venne lui a insegnarci questa tecnica. E lì venne anche la Giovanna. E c'era anche già Michele all'epoca, sai? Sì, che sì. Sia lui che lei. Mi sono divisi adesso, sai? Sì, sì, lo so. Ciao! Ecco, ho salutato quelli della fitodepurazione che si sentiranno con l'escavatorista. Prenderanno accordi, per fortuna sono direi alla mano e quindi lasciano che sia io a fare l'ordine del telo che andrà dentro la vasca di fitodepurazione, di altre
di tutti gli altri materiali. In questa maniera qua noi possiamo risparmiare qualcosa, perché se dopo loro invece compravano i materiali e ci facevano un po' di cresta, anche perché a quel punto dovevano metterci il costo dell'acquisto con la fattura, IVA, balle varie, sarebbe stato ancora più dispendioso. Invece così, fate conto che il preventivo loro di progettazione della vasca e di lavori che riguardano poi tutta la parte extra escavatorista si aggira intorno ai 6.000 euro. Tiriamo la cinghia e poi non ci pensiamo più, almeno a detta loro non c'è nessun tipo di manutenzione da fare. E poi diventa un bel bacino d'acqua, anche se non grandissimo, 30-36 metri quadri, che però ti raffresca anche l'ambiente d'estate, quindi sarà più fresco, che non lasciando tutta terra o peggio ancora cemento. In futuro, perché abbiamo già scartato proprio per via dei costi, potrà essere collegato a un laghetto d'acqua per fare un ulteriore accumulo. In tutto questo sono stato appena aggiunto al gruppo Hot Valentine Day. Che belle notizie, sono le cose importanti proprio che ti danno una nuova prospettiva sul futuro. La strada però regge. La strada regge. Infatti quel signore che avete visto del Movimento Terra, quel signorotto che parlava, Emiliano, lui è quello che ha fatto sto lavoro qua del rifacimento della strada, che era in condizioni pietose. Ma perché? Perché intanto l'ente di bonifica renana, che si fa pagare quei 100-150 euro l'anno solo perché hai una casa, non muove un dito. Uno. Due, perché chi viveva in questa strada, vicini e contadini della zona, non hanno mai, e proprietari della strada stessa, perché ci sono anche dei proprietari qua, Cotti, una famiglia molto ricca, non ha mai fatto nulla. Quindi siamo arrivati noi, gli ultimi, siamo rimboccati le maniche, abbiamo tirato fuori i soldi e abbiamo fatto questo lavoro di rifacimento della strada, che è ha compreso anche il ripristino delle canaline di scolo laterali. Eccola qua, canalina di scolo, che senza la quale l'acqua cosa fa? Crea dei canaloni sulla strada, si porta via la terra, è un disastro. Era un disastro, adesso si balla un pochettino, ma si sale con qualsiasi mezzo, anche con una bicicletta se uno ha buone gambe. Che dire, mi sono divertito a montare delle clip video che erano in sospeso e che mostrano sia l'inizio della progettazione della vasca di fitodepurazione, sia il tentativo di collaborare al rifacimento di alcuni lavori eseguiti male. Questo vi dà un po' uno spaccato anche di quello che è il metodo all'italiana di affrontare un lavoro di squadra, poi, come appunto la costruzione di una casa in bioedilizia. Proprio per mettere in guardia altri da questa avventura, da questa impresa, è proprio il caso di chiamarla con il suo nome, ho ideato insieme all'architetto Michele Ricci, che aveva collaborato all'inizio con l'altro architetto che avete visto nel video, cioè Giovanna, alla progettazione di questa casa dove viviamo adesso, un corso di formazione di 3 giorni proprio qui da noi, aperto a tutti, professionisti, privati, artigiani, eccetera. L'idea era quello di comunicarvelo a video, con un video dedicato, che poteva essere questo. In realtà la risposta del pubblico è stata incredibilmente rapida e quindi i posti disponibili sono andati sold out in 10 giorni. Ci sono 13 persone iscritte per la data del 14, 15 e 16 marzo. Faremo appunto questa 3 giorni di formazione qui da noi in sala polivalente di là, per parlare di quello che occorre sapere
prima di iniziare la costruzione di una casa in bioedilizia o prima di avviare un progetto di ristrutturazione di una casa in bioedilizia, che sia in paglia, che sia solo in legno, che sia in canapa e legno. Data la risposta appunto del pubblico, abbiamo pensato però di aprire una waiting list e quindi nulla. Vi segnalo, mi limito a segnalarvi che rifaremo questo stesso corso a maggio probabilmente, tra un paio di mesi, e saremo di nuovo sui 12-15 iscritti massimo. Se volete nel frattempo prenotarvi senza impegno, potete lasciare il vostro nominativo, compilare quel form che trovate nella pagina che vi lascio in descrizione. Non vi nascondo che costruire casa, anche al di là della bioedilizia stessa, è veramente stressante, stancante mentalmente, fisicamente, però io credo che sia anche un ottimo investimento, un investimento non solo economico ma anche umano e di crescita personale, quindi ci si mette in gioco, ci si mette alla prova da tanti punti di vista. Se sembra che debba tirare acqua al mio mulino, ma in realtà appunto non c'è neanche stato bisogno di promuovere tanto questa iniziativa, ma se dovessi tornare indietro vorrei aver avuto la possibilità di confrontarmi con qualcuno che c'era passato. L'unico con cui abbiamo interloquito è stato Stefano Soldati, l'avrete visto anche intervistato da un altro youtuber, Bernardo Cumbo mi sembra che si chiami, che è andato a casa sua, ma lo vedete in realtà Stefano Soldati anche in altri video, perché è uno dei massimi esperti di case in paglia in Italia, uno dei pionieri, però ecco, è più un docente che un utente, se vogliamo. È anche un utente perché casa sua è un'abitazione in legno e paglia, però forse il tempo ha lenito un po' tutte le sue disavventure, ne ha avute tante anche lui. Nel nostro caso ci stiamo uscendo adesso, pian piano ci stiamo uscendo e ci stiamo rimettendo in sesto. L'invito quindi è a tornare qui per maggio o per altri corsi, ad esempio quello di camperizzazione, come anche quello di batteria al litio, dove ci sono già due iscritti per aprile. Vi aggiorno al volo anche sul docufilm Road to Iceland. Ci troveremo il 9 marzo, sabato, con Ottone, Luca e Marco, forse anche Christian di Anima Film, per chiudere le riprese, quindi girare le ultime clip. Dopodiché dovremo esserci. Mi dispiace avervi fatto aspettare così tanto, ma credo e confido che ne varrà la pena. Le spedizioni quindi dei vostri DVD e delle vostre chiavette USB, per chi le ha ordinate, inizieranno presumibilmente ai primi di aprile. Ok, quindi l'attesa sta per finire. Un altro mese e mezzo e ci siamo. Nulla, al prossimo video. Il prossimo video sarà speciale. Ci tengo particolarmente perché andremo a intervistare di nuovo con Mattia, l'avete visto in uno degli ultimi video, un certo Fausto che è riuscito a convertire la propria Prince da auto endotermica a elettrica. Quindi domani sarò a Imola a vedere questa auto, forse provarla, intervistare Fausto, e il video uscirà venerdì prossimo. Buon weekend, ciao!